Presidente Guaiana, ve l'aspettavate tutta questa gente? Ci aspettavamo questa gente, devo dire che l'evento è stato condiviso da molti consiglieri comunali, abbiamo quasi tutti i comuni presenti se non tutti, quindi credo che sia un elemento significativo questo della politica locale presente per il territorio. La folla qui ha riempito la sala d'attesa dell'aeroporto di Bigi. Allora, sono contento che oggi siamo abbastanza numerosi e mi auguro che in futuro possiamo essere ancora di più rispetto a quelli di oggi. Mi fa piacere che finalmente le istituzioni assieme ai movimenti civici sorti spontaneamente lavorano nella stessa direzione. È da un mese che abbiamo coordinato assieme a loro questo evento, oggi è un ulteriore appuntamento e non sarà l'ultimo, credetemi. Attendiamo con molta, con molta attenzione e con molta anche ansia l'appuntamento del 22, dove ci auguriamo che ci siano notizie positive. Cileri, Maria Pia. Salvatore Dalla Rita dell'associazione Missi di Scemi, uno dei promotori appunto del nuovo comune di Missi di Scemi, è presente, anche se il nuovo comune ancora non è di fatto istituito, però loro ci tenevano ad esserci e lanciano un grido di dissenso certamente. Ma guarda, noi eravamo qua perché pensavamo che la politica oggi avesse da presentarci un calendario strutturato sulle prospettive a questo territorio. Abbiamo soltanto ascoltato un appello che secondo me è ridicolo e non è rispettoso di chi è venuto qua per sentire. Per me è ridicola questa manifestazione, grazie. Invece un altro aspetto lo sottolinea il dottor Orazio Mistretta, che è vicepresidente della Società Italiana di Medicina Generale. Grazie alla fiducia accordatami dai colleghi di medicina generale di questa provincia. Bene, qual è l'aspetto che voglio sottolineare? L'importanza dell'aeroporto di Bigi ai fini sanitari. Assolutamente sì, quindi non parliamo di Bigi soltanto da un punto di, per carità, fondamentale da un punto di vista turistico, ma ricordiamoci la valenza sociale di questo aeroporto. A Trapani e in provincia di Trapani si arriva e si parte in aereo e talvolta, specialmente in ambito sanitario, caro Nicola, c'è anche una certa fretta di raggiungere determinate sedi e si raggiungono velocemente in aereo. Noi non possiamo essere penalizzati da regole che vengono fatte dall'uomo e le regole che vengono fatte dagli uomini e che per ora ci penalizzano vanno cambiate sempre dagli uomini.